Ehi ragazzi dai gusti pazzi, ma buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Amazing Frog. Allora, sono una rana con un telefono, io adesso vi spiego. Questo gioco ragazzi io l'ho fatto 4 anni fa, va bene? Non l'ho più fatto e ci sarà un motivo. L'hanno veramente aggiornato, ma non so cosa hanno aggiornato. Lagga pure, talmente la grafica è potente. Cioè pensa a te come siamo messi. È veramente un gioco strano, posso spararmi dal cannone. Voglio spararmi dal cannone, bravo. Aiuto. Ok, ah, vai di sopra. Let's go! Non spara! Eccolo. vabbè. Cosa sto vedendo? C'è una rana spiaccicata su un tetto. Salve! Scusi! Ehi! A lei! Ma cos'è? vabbè. Gioco dell'anno. Allora, mi fai uscire di qua, per favore. Bravo! La mia flautolenza mi dà capacità di volo, il che è incredibile. Sfido chiunque a dire che non porto giochi di qualità, ragazzi, veramente. Pallone da pallone, non mi ricordo neanche l'ultima volta che ci ho giocato cos'è successo, però attenzione. Oh my god, Magic Johnson. Orca vacca, come la lancio la palla. Help. Mi sa... L'ho fatto, l'ho fatto. Poi non è così proprio in realtà, però fa niente, vale. Mi piace un sacco il sound effect che hanno messo quando corri. E soprattutto il fatto che i gradini tu caschi e continui a slidare per terra come se non ci fosse un domani. Ma vedo un sacco di rampe in giro, il che significa che io volendo posso prendere una macchina. Magari volando, che vado più veloce. Eccola, perfetto. Dimmi che posso guidare, non mi ricordo in realtà, eh. Posso guidare? Si può? Eccolo. Non so, non ho idea di... Ah no, ma aspetta, ma il volante è dall'altra parte. Let's go. Ci siamo. Ci siamo. Sto guidando la Jacksepticeye Mobile. Devo solo trovare il modo di approcciare la rampa. Che l'ho vista prima. Eccola là, c'è un'altra. Fermi tutti. La rana a passeggio, attenzione. Mi dovete togliere. Ma cosa? Cos'è successo? Toglietevi! Via! Bravi! YOLO! vabbè. Questo gioco non ha un senso. Tanto siamo dentro la città dell'attacco dei giganti. Ma che è sta roba? Come on! Perfetto. Tutto a posto. Questo è il mio esame di guida. Posso guidare anche l'autobus? Secondo me non mi conviene tantissimo. Sa, buongiorno. Spero le vada bene la giornata. Buongiorno. Ma fai guidare. Eccolo. Ce l'ho. Newtown Barbieri. Beh certo. A cosa mi serve un barbiere? Non ce li ho i capelli. Sono una rana. Ecco qua l'autobus. Volete un passaggio? No. No. Dovete entrare dentro. Vabbè, fate quello che volete. Cosa c'è scritto? Ah, ho un segno. Ecco. Questo era il segno. I have a sign, si chiama un cartello. Mi scusi. È un gioco non family friendly per le famiglie di rane, perché per il resto lo è. Mi dispiace un sacco, non volevo fare questa roba, però mi ha costretto. Aveva un cartello. Che è successo? Santa's Grotto. Ma cos'è sto casino? Cos'è? Ah, c'è proprio un altro livello. Santa's Grotto, le grotte di Babbo Natale, va bene. Praticamente questo è un Goat Simulator senza le capre, ma con le rane praticamente. Questa roba. C'è uno slittino. Guida lo slittino. Ma no. Bravo. Vai. Ovviamente lo slittino non ha il motore, quindi no, non ha senso. Prendi lo slittino. Prendi. Oh. Ha fatto tutto lui. Non ho fatto niente. Mi è venuto addosso. Hey. Ma levatevi. Ma chi siete? Allora, c'ho lo slittino, quindi teoricamente basta che io mi metta. Ti puoi togliere che mi dai fastidio. Basta che io mi metta sopra e poi scendo a tutta velocità. Vai, let's go. Oh mio Dio. Al contrario, sì, c'hanno i paletti, che sfiga. Vabbè, devo fare la stessa cosa dall'altra parte. Comunque è bellissimo. Ha una fisica sto gioco che sfido tutto quello che ho studiato alle superiori di fisica. Cioè niente, in realtà. Ma che cazzo è grosso sto muro? Ehi là! C'ho uno slittino dentro la testa! È tutto a posto! Tranquilli ragazzi, è normale, è così che si va sullo slittino. È che non lo sapete voi come si va, ve lo insegno io. Comunque slido molto più veloce così che normalmente. Com'è possibile? Ho sfondato due cose, vabbè, fa niente. Cos'è che c'è scritto lì? Croca-Cola! No, vabbè, ragazzi, cioè, io penso che sia il gioco più geniale della storia. Ho notato, ragazzi, che le targhe delle macchine sono tutti i nomi di youtuber che hanno portato questo gioco. Come tributo a loro, li hanno messi nelle targhe delle macchine. Prima Jacksepticeye, e poi c'è anche PewDiePie, l'ho visto. Eccolo qua, questo è PewDiePie. PewDiePie, bellissimo. E li hanno messi come tributo. Il discorso... E che anche io ho portato questo gioco ai tempi, no?
L'ho portato e aveva fatto anche 1 miliardo di views perché era piaciuto tantissimo. Quindi può essere che io ci sia come tributo. Controllo tutte le macchine. Day 2. Ok ragazzi, ho controllato tutte le targhe delle macchine e in realtà io non ci sono neanche in una. Quindi stavo per sparare allegramente merda su questo gioco, visto che non mi hanno ringraziato sti ingrati. Però mi sono permesso di alzare lo sguardo e mi hanno messo sul cinema. Prova a uscire dalla mappa ragazzi, in quanto... per quanto non riuscirò mai perché il muro è troppo alto, ci voglio provare. Però sono arrivato a metà. Mi scusi, sto avendo problemi con la macchina, non è che mi dà una mano. Per favore, mi scusi lei. Non mi volti le spalle, maledetto. È morto. Vi prego, fatemi uscire da sta mappa, come si esce? Anche, neanche con la propulsione riesco a saltare fuori dal muro, è proprio impossibile. Porco del demonio, mi sono incastrato. Aia. Volevo andare a giocare a scacchi io tutto sto casino. Fammi andare a giocare a scacchi. No, sono troppo curioso di vedere com'è fuori. Porca vacca, non posso andarci fuori purtroppo. A meno che questi cosi non mi diano la propulsione. Non penso. Ma non si sa mai, proviamo. Muoversi si muovono. Ma non credo diano propulsione a sto punto. Va bene. In teoria ci sono le basi per un gioco online in tutto sto casino. Perché da solo queste cose qua non le puoi fare. Il che è molto triste. Però non so se esiste online. Meglio di no forse. Attenzione. Ho vinto io. Perfetto. Sono bravissimo. No, come? È risorto il re. Cosa? Ma vaffanculo. Ah! Non puoi risorgere. Vai, stai per terra. A posto. Niente, ho vinto io ragazzi, non c'è verso. E comunque ragazzi, in tutto questo abbiamo dimenticato la nostra missione principale, che è questa. No, non andare sull'albero, devo andare sul dirigibile. Come faccio ad arrivare al dirigibile? Non ci posso arrivare, è impossibile. A meno che io non faccia una... Perché prima all'inizio ero andato, mi ricordo, sull'altro tetto. E dall'altro tetto c'era un altro ventilatore. Quindi forse da lì riesco ad arrivarci, perché sennò non me lo spiego. Ci deve essere un modo per toccare il dirigibile. Comunque ragazzi, sia in GTA che in sto gioco qua c'è in entrambi l'obiettivo lo stesso, toccare il dirigibile. Il che è incredibile. Lo vedo che c'è un ventilatore laggiù. Sparti. Vai, vola, 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 vola. A posto. Perfetto. Salve. Cosa sta facendo qua su? Vado a controllare il gioco, ha bisogno di lei. Bravissimo. Vedi che c'è un ventilatore lì. Allora, un modo nell'altro. Mi ha ingroppato in modo incredibile. Non pensavo mai mi potesse buttare giù. Porco demonio, ho perso. Rifacciamo. Ah, eccola lei. È il karma, è il karma. È stato il karma, sicuro. Posso entrare qua dentro? Fart gyms. Posso entrare in palestra. Come posso entrare nella palestra delle rane? Vabbè. Fammi provare la palestra e poi provo a toccare il dirigibile perché... Credo... che qua si sia sorpassato un attimo il limite del trash, ma non ne sono pienamente convinto. Però, panca piana. No! Vabbè, sono morti tutti. Sono morti tutti, non fa niente. Tapirulo! Come cacchio faccio? Perfetto. Ok, corri. Ok, vedi che era facile. E niente, stiamo così. C'è addirittura ring. No, ragazzi, vi prego. Ditemi che si può giocare online. La madonna. Sono... ci sono dei morti in piscina, nessuno se n'è accorto? E teoricamente, visto che io conosco un po' la fisica perché la studiai a suo tempo, se butti un qualche cosa di elettronico nella piscina, dovrebbero morire tutti folgorati, quindi... Porco demonio! Quindi oggi questa roba, fortunatamente, la possiamo anche vloggare. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo vlog. Oggi proveremo a ammazzare qualcuno nella piscina. Aspetta, no... Questo è abbastanza elettrico da fondersi in tutta... Penso di sì. Let's go! Non è successo niente. Che peccato, ci speravo un sacco. Allora, come cacchio faccio a passare di qua? Devo saltare sto pezzo. Perfetto. Non so... No! Piano. Ok, no, perché questo qua per girare è un... Ok. Ce l'ho fatta. Allora, vediamo se adesso riesco in qualche modo a lanciarmi sul coso. Può essere. Ma non vi prometto nulla. Perfetto! Ma no! È inarrivabile. Aspetta che c'è il trampolino qua. Magari col trampolino riesco. Magari il trampolino ti fa saltare incredibilmente in alto. Mi sa di no. Ok. Ancora di più. È fatta, è fatta! E lo tocca! C'è anche un tizio sopra. Non l'avevo visto.
Ce l'ho fatta. Perfetto ragazzi, ho finito. Questo per me è tutto. Obiettivo del gioco completato. Signori, questo era The Amazing Frog, un gioco candidato all'Oscar. Grazie di avermelo di qualche qualcuno di voi. Se non è uscito, perché non rifai The Amazing Frog? Infatti mi avete dato un consiglio incredibile. Se avete altre porcate che potrei riportare sul canale, ditemelo, perché sicuramente ve le porto. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzoli miei. Come al solito, se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video. Bella ragazzi.